data di realizzazione del castello è incerta, probabilmente venne edificato intorno all'VIII secolo, tuttavia fonti storiche ci attestano che esso fu costruito da Juan Mario IV di Salerno. In un documento datato 4 ottobre 1080, il re normanno Roberto il Guiscardo riconosceva la chiesa salernitana il possesso di numerosi beni immobili, tra i quali vi era appunto la Castelluccia dei Battipaglia, che successivamente venne acquisita con la forza da Marco Valdo d'Amelie, capitano dell'esercito di Enrico VI di Svevia, il quale, tramite l'autorizzazione di Papa Innocenzo III, concesse poi a Castelluccia i frati dell'ordine teutonico. Nel 1251 l'arcivescovo di Salerno, Cesare di Aragnano, ottenne il riconoscimento di tributi da parte degli abitanti dell'area connessa al castello di Battipaglia, in qualità di vassalli della chiesa. Lo stesso anno, il giudice di Montecorvino, Matteo di Simone, prese possesso dell'edificio e la mamma di Italia dell'arcivescovo di Salerno. In seguito a questi avvenimenti sono scarse le notizie storiche sia a proposito di Battipaglia sia della sua Castelluccia, perché la zona, essendo molto valuosa, era infestata per lungo tempo da un'area. Nel 1712, quando la Castelluccia entrò a far parte del patrimonio della famiglia Doria di Genova, successivamente nel 1738, il castello passa insieme ai nostri possedimenti a Giulio Vignatelli, di cui l'ultimo erede della famiglia, Donna Emilia Vignatelli, sposò un nobile di Olevano, Ferdinando Ferrara, decretando la fusione di due casati. Il castello fino a qualche anno fa era in possesso della famiglia Santese di Battipaglia, che ne ritenne la proprietà per almeno un ventennio, periodo caratterizzato dall'abbandono completo del sito, che ha provocato considerevoli effetti negativi su tutto il complesso. Attualmente la Castelluccia è gestita da un ente privato, che è investito nella sua responsabilità.